Cristian, state facendo? Oi, leggevo GTO. Con la webcam che sta registrando? Cacchio, non me ne sono accorto! Ma... Che? GTO, non lo conosci? C'hai Gretti, dove c'è il dove c'è il segnalibri? No ragazzi, questo è da vedere. Che il c'è? GTO secondo Cristian. Oh, sono suoi, no, me li ha passati lui! Qui c'è un altro segnalibro. Oh, cosa? Guardate, secondo segnalibro. Olè. C'è l'errore di stampa! Sì, errore di stampa. Guardate. Sì. Olè. Oh, non si giudica mai un manga dalla copertina, eh? Rendetevi conto, cioè approfondite questo. Sì, è un perverso, sì. Perverso lì. Ah, vabbè. Cosa dobbiamo fare oggi a proposito? Recensire? No. O ce l'hanno chiesto quello di quelli di Nanoda, sai com'è? Non abbiamo scelto allora. Vabbè, sai, quando il dovere ci chiama, noi rispondiamo. No, parla per te. Io rispondo. Vabbè. Ok. Che modo dobbiamo parlare oggi? Ah, boh, se non lo sei tu. Poi te ne sei scordato. Ma è Chimera, vero? Sì, dovrebbe. Ok. Improvvisiamo! Mai Hime! Vada per Mai Hime. Scelta così sul momento, ragazzi, bellissima. Allora, questa storia scritta da... Forza, vediamo se sei preparato in anime e manga. Aspetta. Hajime Yate? Sì, i disegni sono di Kanetsu Sato. I disegni sono di Kanetsu Sato. Questo manga è stato pubblicato dal 2004 al 2006 in tre tankobon? Di sicuro l'avevo scritto bene. Sì. Abbiamo visto anche da Wikipedia prima. Allora, qui le cose sono due. O i volumi sono grossi quanto dei mattoni, oppure l'autrice, autore che sia, siccome sono già un uomo e una donna, hanno avuto più problemi dell'autrice di Nana. Cioè, che tutto un dire, cioè. Oppure se la sono presa comoda. Impossibile. Come no? Perché dici no? Fidati. Stendiamo un velo pietoso su questa cosa, fidati. Vabbè. È stato edito comunque da Akira Shoten. E esiste anche un anime di questo, appunto, di questo manga, trasmesso nel 2005, da 26 episodi. E... della durata di 24 minuti. Esatto. Parliamo della tipologia di questo manga barra anime. Innanzitutto è uno shonen. Ok, poi Anche elementi fantasy. Ok, elementi fantasy e soprattutto elementi yuri. Per chi non conoscesse la parola yuri, è l'opposto di yaoi. Lo yaoi è appunto la... per chi non sa neanche cos'è yaoi, ignorante, è la relazione omosessuale tra due personaggi maschili, quindi lo yuri essendo l'opposto, è tra due personaggi femminili. Prima di cominciare a parlarvi della trama di questo anime, cioè che è My Hime, vi voglio segnalare la seconda serie, prima che me ne dimentichi, che si intitola My Otome. Su, devi anche subentrare tu, Non è che devo parlare solo io. Su, continua. Vabbè, diciamo che in questa seconda serie i personaggi ricopriranno un ruolo diverso da quella della prima serie. Verranno catapultati in ambientazioni e luoghi completamente diversi. Svolgeranno anche ruoli differenti. Ok. Iniziamo a parlare appunto di My Hime senza tergiversare ancora. Il manga tratta di questo gruppo di ragazze, in totale 12, con la particolare capacità di vedere una stella rossa vicino alla luna. Questa stella viene chiamata? Stella delle Hime. Bravissima, hai studiato. Queste Hime, appunto, cosa significa Hime, lo sai? Aspetta. Non dire principessa, è un acronimo. Cacchio. Allora, per chi non sapesse, appunto, Hime, mentre che lui ci pensa, significa principessa in giapponese. C'è un doppio senso in questo. C'è anche, Hime è anche un acronimo che sta per... Dai, Cristian, hai letto abbastanza, lo sai che la linea della vita è corta e muori domani. Su! Non l'ho scritto! Sono impreparato. Dai, gioco in Jolly! E Jolly sia. Aig, Advanced. Materializing equipment, cioè il materializzare equipaggiamento altamente avanzato.
nella serie. Minchia, Bill Gates gli fa una pippa praticamente. Sì. Allora, questi, appunto, queste chime sono capaci di materializzare degli armamenti meccanici chiamati Element e Child. Gli Element sono delle armi che usano le stesse chime e possono variano appunto da chime a chime, mentre i Child, allora, i Child sono la rappresentazione del sentimento che le chime provano per la persona che loro ritengono più importante in assoluto, la MIP, ossia My Important Person. C'è da dire che questi Child hanno appunto l'aspetto di, appunto, di creature soprannaturali, sono proprio delle creature soprannaturali, alcune dotate di una forza veramente incredibile, e se questo Child viene sconfitto, purtroppo la persona designata come MIP dalla Hime è destinata a scomparire, povera disgraziata, par condicio, ragazzi, vabbè, insomma, sono dettagli. Che mondo crudele. Vabbè, continuiamo, ragazzi, purtroppo non possiamo perdere altro tempo. Cominciamo a parlare della storia vera e propria dopo questa piccola introduzione. Le vicende dell'anime hanno inizio così: il trasferimento della protagonista, che si chiama Tokiha Mai, e del suo fratello minore Takumi nella terra di Fuka, dove si trova appunto un'accademia dove i ragazzi possono appunto entrarci grazie a una borsa di studio vinta. E durante questo viaggio in traghetto si trovano loro malgrado coinvolti in uno scontro tra una ragazzina bizzarra, si chiama Mikoto, che porta con sé una spada abbastanza grande per essere una ragazzina minuta come è lei, tipo Berserk praticamente. Sì, Guts uguale, come rapporto ci siamo. E soprattutto un'altrettanto comunque misteriosa figura, cioè Natsuki Kuga, accompagnata da un enorme robot a forma di lupo che chiama Duran. Da sottolineare che questo robot, chiamiamolo così, può essere materializzato dalle chime, ogni chime ne ha uno diverso, sono paragonabili agli stand che potete trovare nelle bizzarre avventure di JoJo, tanto per rendervi meglio l'idea. Allora, quello che comunque sia risulta evidente è Mai quanto appunto Mikoto e Natsuki condividano lo stesso destino, e rendere questo, diciamo pure, a rendere chiaro questo aspetto è la presenza di uno strano simbolo, una specie di voglia che tipo le rose tatuate di Rose Hip. Sì, esatto. E comunque sia presente su tutte le ragazze, su tutte 12 le chime, non solo queste tre, sebbene comunque sia in posti diversi del corpo. La nostra protagonista, Toki Hamai, ce l'ha esattamente sul petto. Cioè, sei informato, vedo, eh? Dopo che ti fai la maratona, hai voglia di essere informato. 26 episodi tutti di fila, vanno visti, ragazzi, vanno visti. Comunque sia, come se questo non bastasse, comunque nuovi misteri inizieranno a ruotare intorno appunto a questa accademia, la Fukagakuen, misteri che portano ben presto alla comparsa di queste strane creature che si chiamano Orphans, cioè praticamente sono i tipici mostri da Sentai alla fine, e praticamente all'inizio sembra anche quasi un Sentai, non uno shonen, praticamente abbiamo appunto le protagoniste nel loro ambiente quotidiano, e devono, a un certo punto devono praticamente assentarsi per andare a sconfiggere queste creature mostruose che attaccano la gente comune, così di punto in bianco. Esatto. Perché non c'hanno niente di meglio da fare. E a proposito di attaccare, non bisogna dimenticare l'aspetto fondamentale che sono gli scontri. Prego, Cristian.